Buongiorno a tutti, benvenuti in questo quarto incontro di tecnica della scuola sui metodi per fare didattica a distanza. Come di consueto vi chiedo conferma della registrazione audio e video, cioè della qualità audio e video, quindi se mi sentite mi vedete bene, e dopodiché attendiamo un paio di minuti e partiamo con questo breve webinar. Ok, siete già in tanti, benissimo, grazie. Bene, nell'attesa, allora che arriviate tutti, siete in tantissimi, grazie. Allora, quarto incontro dedicato a una delle applicazioni più interessanti di Google, che è Google Form, Google Moduli in italiano, che va sostanzialmente a completare il pacchetto degli strumenti, diciamo, più importanti, degli strumenti didattici più importanti che Google fornisce. Bene, state rispondendo, ottimo. Allora, alcune informazioni di servizio, visto che sono domande che ricorrono sempre ad ogni webinar. Quando troverete le slide del corso e la registrazione video? Beh, da domani mattina troverete i link direttamente sulle pagine di tecnica della scuola. C'è una pagina specifica di tecnica dedicata alla didattica a distanza. Ve la mostro immediatamente, che è questa. Troverete all'interno della home page immediatamente la registrazione del video di questa lezione e più le slide collegate. Ho preparato una grande quantità di slide, 120-130 slide che ripercorrono praticamente tutto il processo per la creazione della classe e la gestione della classe. Non so se riuscirò a mostrarvi tutto, ma comunque passo passo tutti i passi che io adesso narrerò durante quest'oretta che staremo insieme, sono comunque riportati all'interno di queste slide, quindi ritroverete tutto. Perfetto. Altro modo per quindi registrazione slide su questa pagina di tecnica della scuola, nel caso in cui abbiate bisogno di fare domande, diverse modalità, direttamente tramite la redazione di tecnica della scuola che girerà a me le domande, oppure utilizzando il mio sito personale, come sapete, quindi qui sulla destra avete un pulsante apposito, domande, e di qua la selezione vi consentirà di poter selezionare darmi alcune vostre informazioni in modo tale che io possa poi recapitarvi la risposta e poi a un certo punto vi verrà chiesto quale corso state seguendo con me in modo tale che io possa meglio rispondere e organizzare la mia attività di lavoro nel rispondervi. Ok? Perfetto. Altre cose, alcune persone mi chiedevano, Michele, ti troviamo su Facebook, Instagram e altre cose, altri social, trovate tutti i link ai miei social qui sempre sul sito, sulla colonna destra, quindi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, trovate tutto, ok? Molto spesso sui miei profili Instagram e Facebook annuncio corsi più che tutorial, guide, quindi se avete piacere possiamo diventare amici su questi social. Perfetto, inizierei con la lezione. Mi sposto sulle slide e poi passerò all'attività pratica. Allora, Google Form. Scusate, Google Classroom. Google Classroom, sì, prima ho sbagliato, ho parlato di Google Form, volevo intendere Google Classroom, al cui interno è possibile includere diversi applicativi, tra cui Google Form e Google Site, Google Documenti e fogli di calcolo. Funzionalità più importanti di Google Classroom. Allora, permette di assegnare e raccogliere compiti, valutare e comunicare con gli studenti. Valutazioni di diverso tipo, vedremo quali possono essere. La comunicazione con gli allievi avviene mediante
scambio di commenti, commenti che possono avvenire a livello di compito o di singole parti del compito che io posso assegnare all'allievo, oppure all'interno di una specifica pagina che vi mostrerò, che è lo stream, la home page del nostro Classroom. Classroom organizza e gestisce per voi cartelle e file all'interno di Google Drive. Nel momento in cui voi create una classe, come vi mostrerò tra breve, sul vostro Drive viene creata una cartella specifica che si chiamerà Classroom, al cui interno verranno inseriti i file che voi andrete a condividere con i vostri allievi o i risultati dei compiti che i vostri allievi vi restituiranno. Alex che mi fa una domanda a proposito di Google Form, non sono riuscito ad assegnare quiz con timer. TeamFee non funziona molto bene come componente aggiuntivo. Sì, ok, sì, alcuni mi hanno detto che hanno trovato problemi di questo genere. Come allora, uno dei metodi più probabilmente semplici è quello di dare un tempo di pubblicazione al compito. Io tecnicamente, io co come faccio? Assegno il compito con un Google Form, magari attraverso un Classroom, e faccio in modo tale che la consegna debba avvenire entro e non oltre un certo tempo. Quindi gestisco il tempo attraverso un Classroom e solamente attraverso il Classroom in questo modo obbligo lo studente a rispondere in un determinato tempo. E comunque ho testato altre estensioni di Google Form per gestire il tempo che poi vi condividerò comunque con altri documenti sul sito di tecnica della scuola attraverso il mio sito personale. Andiamo avanti. Semplicità di utilizzo. Comunicazione efficace con gli studenti. Tutta la comunicazione viene storicizzata, quindi qualsiasi colloquio con i nostri studenti, sia a livello di home page di Classroom che a livello di colloquio dei nostri allievi all'interno del singolo compito, perché come vedremo ogni parte di un compito che noi assegniamo allo studente può essere commentato e ci può essere una conversazione tra insegnante e allievo e quindi una domanda e risposta da parte degli allievi e risposte da parte del docente e tutto questo flusso di comunicazione può essere conservato e addirittura linkato. Cosa vuol dire? Che un flusso di comunicazione, di una conversazione rispetto a un certo punto di un determinato compito può essere direttamente linkato con un link di condivisione a un nostro allievo. Quindi il nostro allievo può ripercorrere tutto ciò che ci siamo detti con lui, banalmente condividendo un link su uno specifico compito. L'applicazione ovviamente è gratuita, ovviamente per tutti gli utenti G Suite, ma come vedremo, Classroom può essere utilizzata anche per utenti non, diciamo, non G Suite. Ovviamente nel momento in cui voi registrate una classe non come utente G Suite, Google vi chiede di utilizzare il sistema con utenti maggiorenni, okay? Utenti che ovviamente non fanno parte di una scuola. Andiamo avanti. Flusso di lavoro. Qual è il flusso di lavoro che noi abbiamo all'interno di Google Classroom? Sostanzialmente questo ripercorre una sezione del manuale interno di Google Classroom. L'insegnante cosa fa? Crea il compito e allega al compito dei file, file che possono essere di qualsiasi genere, quindi possono essere file che provengono dal nostro Google Drive o file esterni dal nostro hard disk. Banalmente potrebbero essere delle scansioni di nostri appunti o di pagine di alcuni libri, su cui gli allievi potranno scrivere alcune cose, utilizzando banalmente
avere il mouse del computer o una tavoletta grafica. Gli studenti allegano poi, quando ricevono il compito, materiali e modificano i file ricevuti dall'insegnante. Questa è una fase interessante perché cosa succede? L'insegnante, condividendo il compito ai ragazzi, può, se lo desidera, fare in modo tale che il materiale sia. Che il materiale che viene allegato venga duplicato per ogni allievo. Quindi ogni allievo avrà sostanzialmente una copia di un testo che su cui l'allievo può effettuare delle modifiche. Quindi ogni allievo restituirà poi il compito con le modifiche all'insegnante. L'insegnante quindi cosa fa? Valuta i compiti e li restituisce agli studenti. La restituzione può avvenire in diversi modi. Ad esempio, può, come vi dicevo, commentare ogni parti del compito, incluse le immagini incluse nel compito, e può chiedere allo studente di fare le dovute correzioni. Lo studente restituisce all'insegnante il compito e questo flusso può andare avanti e indietro, oppure si può bloccare nel momento in cui il docente dice, oppure il tempo del compito, cioè del tempo dedicato allo svolgimento di questo compito è cessato, può assegnare un voto, segnare tutte le correzioni e restituire il compito all'allievo. La restituzione, tutte queste fasi di comunicazione vengono notificate a livello classroom. Ogni singolo allievo riceverà all'interno della sua home page di classroom la notifica del fatto che il docente ha effettuato delle modifiche sul suo compito. E oltretutto, questo flusso di informazioni viene notificato anche attraverso la posta elettronica. Quindi l'allievo riceverà una serie di mail che si riferiscono alla correzione di una parte del compito, più che al fatto che ha ricevuto un voto su un compito. E quindi gli studenti vedono il feedback di qualsiasi attività. Le quattro slide che seguono questa fase vi danno i dettagli di quello che poi andremo a sviluppare nei prossimi minuti. Quindi gli studenti consegnano i compiti, l'insegnante valuta e restituisce i compiti. Maria Grazia che pone una domanda. Come diventano editabili i documenti? Come diventano editabili i documenti? Devi renderli editabili. Adesso ti mostrerò come si crea la classe e come si associano alla classe degli allievi e come faccio in modo tale che i compiti siano editabili dagli allievi, in modo tale che noi poi si possa ricevere un compito diverso per ogni allievo, editato ovviamente in modo diverso. E su di esso inserire i commenti agli errori che hanno commesso gli allievi. Accedere al servizio. Come si accede al servizio? Allora mi sposto questo lo vediamo ancora nelle slide. Per accedere al servizio, due modalità, ovviamente dal solito pulsante accedi che si trova qui in alto a destra, oppure. Che ovviamente in cui dovrete andare ad inserire il vostro nome utente e la vostra password. In questo caso faccio riferimento all'indirizzo della mia scuola, itspinifarina.it, che ha associato al dominio, all'indirizzo web del sito della scuola, una G Suite. E quindi tutti i nostri allievi hanno un'email che fa riferimento a un applicativo Google, quindi alla Gmail. E questo vale anche per gli insegnanti. Oppure attraverso il pulsante Classroom. Il click cosa fa? Non fa altro che accedere all'home page di Classroom o direttamente attraverso il link classroom.google.com. Questa è l'home page della mia pagina di qualche giorno fa, del mio Classroom, dove ho in gestione queste classi in codocenza anche con altri docenti.
che cosa succede nell'home page principale, oltre ad avere la lista delle classi con il numero degli allievi, all'interno di ognuno di questi post-it sono elencate tutte le scadenze prossime, quindi consegna di compiti più che alcuni ritardi di consegna, e poi abbiamo la possibilità di agire direttamente all'interno del drive, del nostro drive, dove sono allocati tutti i file suddivisi per classi dei nostri allievi. Creare un corso. Vediamo come fare. Allora, mi sposto adesso su un browser internet e ripercorro tutto il percorso. Eccoci qua. Perfetto. Allora, noi ci troviamo in questa condizione. Io digito classroom.google.com ed entro in questa pagina. Ovviamente questa è la pagina che fa riferimento alla G Suite associata al mio dominio internet, quindi mafucci.it si appoggia su una G Suite. Nel caso in cui voi abbiate più Classroom e abbiate aperto più account Gmail, potete ovviamente spostarvi sulla Classroom corrispondente. Okay? Quindi potete passare da un account all'altro banalmente selezionandolo dal pannello in alto a destra. Questo è l'account mio scolastico in cui ci sono tutte le mie classi, mentre questo che avete visto prima è il mio account privato, che è sempre una G Suite. Come si crea una classe? Allora, sposto un attimo qui. Allora, il tasto qui in alto a destra, un clic sul più e compare questo pannellino. Iscriviti al corso o crea un corso. Quindi, nel caso in cui voi vogliate iscrivervi a un corso, perché state seguendo il mio corso, per esempio, apparirà un pannellino in cui dovrete andare ad inserire il codice del corso, un codice univoco che viene generato nel momento in cui create una nuova classe, che può essere modificato dall'insegnante. Nel momento in cui voi inserirete qua dentro il codice che vi consegnerà il docente, automaticamente entrerete all'interno della classe. Questa è la modalità che potrebbero utilizzare alcuni allievi. Esiste una modalità ancora più comoda, che è la modalità via mail, ma questo è il modo, per esempio, che potreste adottare nel momento in cui voi siete in classe, proiettate su una LIM la pagina, la vostra home page di Classroom, e gli allievi sono seduti al computer che devono entrare all'interno della classe. Ecco, loro accederanno a un Classroom con le loro credenziali Google, e inseriranno qua dentro un codice che vi mostrerò dove andare a trovare. Nel caso in cui invece siate voi gli insegnanti, un clic su Crea corso, si aprirà un pannellino di questo genere. All'interno l'unico campo importante, è quello che fa riferimento al nome del corso. Gli altri potete modificarli anche in una fase successiva. Qui sostanzialmente inserite il nome della classe. Quindi adesso potrebbe essere banalmente un nome che mi invento, starter kit competenze digitali, poiché sarà un corso che farò più avanti. Clic su Crea e passerà qualche secondo, e cosa succederà? Verrete rindirizzati all'interno di quella che è la home page della classe. Domanda di Antonino. Si può iscrivere chiunque al corso, oppure serve un account collegato a un dominio della scuola? Si può iscrivere chiunque. Allora, proprio su questo mi sono arrivate diverse domande. Ma utenti che hanno una Gmail privata possono iscriversi a una classe? Alcuni allievi entrano nella classe con la Gmail. Allora, ci sono alcune regole a livello di amministrazione della G Suite che possono impedire o meno questa attività. Tendenzialmente Google non vieta questo tipo di attività, e nello specifico
Ti rispondo e ti mostro adesso una pagina, eccola qui, in cui Google specifica proprio questo: la pratica di consentire agli studenti di utilizzare account Google personali, gmail.com, per consegnare e ricevere compiti restituiti conforme a, cioè sì, è conforme agli standard, e Google permette il fatto che utenti esterni possano iscriversi. Ovviamente chi gestisce tutto è sempre l'insegnante, quindi l'insegnante può ammettere o non ammettere studenti o persone che non fanno parte del dominio. Okay? Quindi credo di aver risposto, Antonino. Se hai ancora dei dubbi, chiedimi. Mi sposto di nuovo sul. Allora. Qui, perfetto. A questo punto, che cosa possiamo fare? Beh, possiamo procedere, in genere io procedo in questo modo, personalizzo lo stile grafico giusto perché serve a me per identificare immediatamente la classe, e quindi ho la possibilità di cambiare lo sfondo dell'intestazione. Caricando banalmente una foto dal mio computer o dal mio drive, o selezionando tra i temi disponibili all'interno di Google, all'interno di Classroom. Tra questi seleziono questo e automaticamente tutto viene modificato. Per quanto riguarda il codice di iscrizione al corso, ecco, compare qui, compare anche in un'altra sezione, e che è quello che dovranno utilizzare gli allievi per poter accedere alla classe. Un clic su questo quadrato e visualizzerete il codice di iscrizione a questa classe, alla classe Starter Kit Competenze Digitali, che gli allievi dovranno inserire nel momento in cui si iscriveranno. Tenete in conto che gli allievi accedono, come vi ho detto, con loro nome, utente e password, digiteranno classroomgoogle.com, e a questo punto, quando fanno clic sul pulsante più che si trova in alto a destra qui, ok, dovranno a questo punto inserire il codice che io avrò proiettato, per esempio, sulla LIM. Perfetto. Scusate, ho preso un altro corso di esempio, questo. Eccoci qua. A questo punto, quali sono gli elementi più importanti? Il menu principale che vedete qua, stream, lavori del corso, persone, voti. Stream non è altro che l'home page, cioè la pagina che possiamo identificare, una pagina molto simile a quella di Facebook, sostanzialmente la nostra pagina privata, il nostro diario e il diario della classe. Quindi qua verrà visualizzato tutto il flusso di informazioni che io scambio con i miei allievi, o magari commenti che loro mi fanno ad alcune informazioni che io ho pubblicato. Quindi sostanzialmente è una sorta di blog interno, di sito interno, visibile solamente agli iscritti. Lavori del corso raccoglierà qui dentro la lista di tutti i lavori che io sto svolgendo con le classi, quindi compiti, materiali che distribuisco a loro, mentre la sezione persone raccoglierà chi? Altri docenti, quindi co-docenti a questa classe, e allievi. Ok? Torno un attimino nella sezione stream, perché nella sezione stream, con un clic su condividi qualcosa, avrò la possibilità di inserire immediatamente un testo, e allegare a questo testo tipologie diverse di risorse, quindi un file proveniente dal mio Google Drive, dei link, dei file dal mio computer o dei filmati YouTube. Quando io scrivo qualcosa ai miei studenti, posso selezionare la classe, e quindi io potrei istantaneamente all'interno di uno stream di una classe costruire un post, cioè una news, un'informazione dedicata anche ad altre classi. Sarà sufficiente selezionarle. Okay? Altra cosa interessante è che l'informazione può essere diretta
tutti gli allievi, ok? Oppure a un sottoinsieme di allievi, ok? Quindi a uno o più allievi della classe. Altra cosa, nel momento in cui io scrivo qualcosa, si attiva il pulsante qui sulla destra, pubblica. Cosa posso fare? Pubblicare immediatamente questa news, programmare l'uscita di questa news o salvare la bozza. È interessante agire in questo modo perché molto spesso voi programmate un'attività didattica, delle azioni didattiche e quindi potete, magari qualche giorno prima, programmare tutte le uscite della settimana. Ragazzi, studiate questa risorsa, andatevi a guardare questo link e quindi potete, appunto, fare in modo tale che in giorni diversi, ad ore diverse, questa pagina di stream si popoli di news che avete precedentemente programmato. Domanda, vediamo un po'. Grazie, non sono riuscito a inserire alcuni account in una classroom da me creata. Probabilmente la G Suite creata dal mio istituto è stata impostata con delle limitazioni. Sì, si possono fare delle limitazioni a livello di amministrazione della G Suite, quindi evitare che, ad esempio, si iscrivano persone con determinati indirizzi, e quindi vincolarlo alla G Suite, all'indirizzo della scuola. Allora, ciao, posso mandare un'email personale diretta a un solo studente in maniera che gli altri non lo vedano? Sì, si può avere una comunicazione privata, ti mostrerò adesso come fare, se si riferisce a un compito, specifico. Cosa succede? È cosa diversa nel caso in cui un allievo risponde a un'informazione che compare nello stream del classroom, ok? Quindi i commenti sono visibili in questo caso a tutti gli allievi, però posso mandare un'email solamente a uno specifico allievo, ti mostro adesso, inserendo gli allievi all'interno della classe. Perfetto. Ve l'ho mostrato, sto guardando solo se sto dimenticando delle cose. Torniamo un attimo alle impostazioni generali del nostro Classroom. Innanzitutto, abbiamo impostazioni specifiche per la classe e impostazioni generali di gestione del nostro Classroom, quindi dell'insieme delle nostre classi. L'impostazione specifica della classe la troviamo qui in alto a destra, dove c'è questo ingranaggio. Un clic mi permette di aprire la pagina in cui posso inserire i dettagli del corso, quindi andare banalmente a modificare il nome del corso e dare alcune altre indicazioni. Le indicazioni generali fanno riferimento al codice di iscrizione e quindi in questo caso posso visualizzare il codice nuovamente oppure posso copiarlo, reimpostarlo, disabilitare il codice in modo tale che altri utenti che hanno ricevuto questo codice, non sono nostri allievi, non possono più entrare all'interno, non possono entrare all'interno della classe. Lo stream, gli studenti possono aggiungere post e commenti. Quindi io posso fare in modo tale che all'interno dello stream gli studenti possono aggiungere i loro post personali e commentare le cose a me, sostanzialmente. Gli studenti possono solo aggiungere commenti, solo gli insegnanti possono aggiungere post e commenti. Quindi anche in cui potete personalizzare le azioni all'interno di ogni singola classe. Lavori del corso in stream: mostrare notifiche ridotte, mostrare allegati e dettagli, nascondi notifiche. Cioè, cosa vuol dire? Che ciò che viene mostrato nell'home page della classe viene mostrato banalmente in modo ridotto. Il click aprirà il post e quindi vedrete, l'allievo potrà vedere tutti i dettagli. È semplicemente una modalità di visualizzazione. Si può anche abilitare la modalità visualizza elementi eliminati. Gli elementi eliminati sono le news che sono state eliminate, per esempio. Valutazioni, modalità diverse di valutazione, quindi nessun voto complessivo, totale punti, ponderato per categorie. Avete una pagina specifica di Google, cui si accede facendo clic su ulteriori informazioni, che vi spiega che cosa intende Google per modalità diverse di valutazione, okay? Sempre in italiano.
Torniamo, ecco, alla pagina di impostazioni. Se ovviamente effettuate una modifica, ricordatevi salva di qua in alto. Un clic sulla X senza aver salvato vi mostrerà questo pannellino in cui vi viene chiesto: vuoi ignorare le modifiche? Ovviamente sì, in questo caso. Andiamo a vedere dove sono invece le impostazioni generali di tutto il mio Classroom, cioè di tutti i miei corsi. Allora, se noi facciamo clic su corsi, facciamo clic qui e andiamo in impostazioni qua sotto, abbiamo quelle che sono le impostazioni per tutte le classi. Quindi ricevere notifiche email. Voglio ricevere notifiche email nel momento in cui un allievo mi consegna un compito o fa un commento a un mio commento, cioè risponde a un mio commento all'interno di un compito. Posso attivare o disattivare la funzionalità. Modalità dei commenti, commenti ai tuoi post, in cui sei menzionato, privati sui lavori, insomma, la configurazione generale su commenti e corsi in cui insegni. Quindi avere notifiche nel momento in cui gli allievi consegnano in ritardo, lavori inviati nuovamente dallo studente, cioè lo studente può rimandare un lavoro che aveva precedentemente svolto, eccetera, eccetera. Bene, alcune domande. Buon pomeriggio, le chiedo come apportare le correzioni ai lavori dei bambini. Sì, è una cosa che ti spiegherò tra breve. In generale, ho anche il pulsante riepiloghi tutore. Sì, allora ti mostro nel momento in cui tu l'aggiungi. Allora, se io vado. Prima di parlare di questo, volevo mostrarvi anche la possibilità di visualizzare calendario. Cioè il calendario di tutte le attività. In questa fase non abbiamo attività ed è un calendario interno al Classroom dove ci sono le scadenze dei compiti. Mentre da fare è la lista delle attività da fare. In questo caso qui c'è una simulazione fatta con un'altra classe che ho creato questa mattina dove ho segnato dei compiti e qui le attività da fare sono banalmente quelle di correggere i compiti più che sollecitare la consegna di compiti. Un clic su corsi, ritorno all'home page della lista dei miei corsi e per selezionare il corso basterà fare clic sul nome del corso. Domanda, ma visto che mi viene fatta, come faccio a cancellare un corso o comunque ad archiviarlo? Un clic sui puntini qua in alto, qui si vede poco, qua, tre puntini, posso spostare, modificare, copiare o archiviare. Copiare un corso banalmente copia la struttura del corso e quindi poi procedo con l'inserimento di allievi di altre classi, copio anche i documenti che ho inserito all'interno del mio Classroom. Selezioniamo la classe e andiamo a vedere come inserire gli utenti. Perfetto, controllo solo se ho dimenticato qualcosa. Eccoci qua. Allora, persone. Gli insegnanti della classe possono essere uno o più insegnanti. Si lavora molto spesso in codocenza e quindi per aggiungere un codocente, coinsegnante, un clic su questa iconcina e apparirà un pannellino. Ecco, cosa succede? Nel momento in cui voi utilizzate una G Suite, se iniziate a scrivere il nome di un vostro collega, il sistema attiverà l'autocompletamento e vi mostrerà alcuni suggerimenti. Questo avviene anche a livello classe, quindi nel momento in cui noi andremo a scrivere il nome di una classe, automaticamente, se l'amministratore della G Suite l'ha previsto, inserire una sola email che corrisponde alla mail della classe che scatena automaticamente l'invio dell'email di iscrizione a tutti gli allievi, quindi una sorta di mailing list. Nel caso di un codocente, qui ho creato un insegnante fittizio che ho chiamato Rossi. Marco,
chiocciolamafucci.it e a questo punto potrei aggiungere anche altri colleghi. Invito. Ora, notate, l'invito, ho percezione che il collega ancora non ha accettato l'invito perché quest'icona è in grigio. Okay? Cosa sarà successo? Che il collega avrà ricevuto, ve la mostro tra un secondo, mi sposto su qui. Il collega all'interno, il signor Rossi Marco, avrà ricevuto l'invito da parte mia e quindi un clic sull'email mostrerà il fatto che il professor Maffucci ha invitato Marco a partecipare come co-insegnante in questa classe. Ciò non capiterà, questo messaggio sarà diverso per gli allievi. E quindi il mio collega dovrà fare banalmente clic su iscriviti e ciò lo porterà direttamente all'interno del Classroom. Quindi si aprirà automaticamente che cosa? Lo stream della classe. Che cosa vedrà? Un piccolo tutorial in cui viene indicato come invitare gli allievi. Cosa sarà successo a livello del menu della pagina persone. Un clic mostrerà gli insegnanti della classe. Quindi io, che sono l'insegnante che ha generato la classe, e lui, Marco. Marco, che cosa può fare in questo caso? Marco può, l'unica azione che può fare è abbandonare il corso. Non può fare nessun'altra azione se non quella di gestire gli allievi, ma non può cancellare l'intero corso. Okay? Quindi la differenza fra un docente e un conducente consiste banalmente solo nel fatto che il docente che crea il corso può archiviare il corso, il co-insegnante, il co-docente può amministrare, ha le stesse priorità di amministrazione, ma non può cancellare la classe, archiviare la classe. Okay? Ovviamente io, Marco, posso comunicare con il mio collega inviandogli un'email. Come si invitano gli allievi? Beh, gli allievi possono essere invitati dal co-docente facendo un clic sempre sull'iconcina qui, okay? E inserendo l'email. Oppure l'invito può essere fatto dal docente che ha creato la classe. E mi sposterò qui adesso e quindi inserirò qua gli indirizzi dei miei allievi e che sono, ad esempio, bianchi.giuseppe e poi sono, per esempio, verdi.giuseppe. L'invito, anche in questo caso, produrrà che cosa? La generazione di un'email che riceveranno Giuseppe e Francesco. Okay? In questo caso Giuseppe e Francesco ancora non hanno accettato l'invito e per confermare andranno nella loro email e quindi in questo caso spostiamoci ad esempio in questo caso. Qui Francesco entrerà nella sua Gmail e risponderà al professore facendo clic sul pulsante specifico. Quindi ha ricevuto notifica dal professor Maffucci e quindi a questo punto farà clic su iscriviti e il clic lo rimanderà automaticamente al Classroom, però in questo caso l'interfaccia cambia leggermente, cioè il menu di navigazione sarà leggermente diverso. In questo caso l'allievo vedrà, a parte un breve tutorial sull'uso del Classroom, vedrà solamente i lavori del corso e le persone. E le persone che vedrà adesso in questo caso sono gli insegnanti. Quindi potrà scrivere direttamente, privatamente ad un insegnante, banalmente facendo clic sull'iconcina dell'email. Ciò scatenerà una nuova pagina
aprirà, caricherà una Gmail, ma sarà una pagina a pieno schermo in cui l'allievo potrà inserire l'oggetto e il corpo della mail. Torniamo invece all'altro allievo, rispondiamo alla mail, così abbiamo due allievi e mi sposterò sulla mail di qua. Eccoci qua. Questa è la mail di Giuseppe e quindi andiamo in Gmail e rispondiamo anche in questo caso alla mail. Perfetto. Un clic su iscriviti e anche lui sarà indirizzato sulla home page della classe. A questo punto succederà che il professore visualizzerà qua dentro gli allievi. Cosa può fare sugli allievi? Sia il docente che il codocente può inviare un'email diretta allo studente privata, può selezionare un allievo e, ad esempio, inviare a lui o a più allievi una specifica mail, rimuoverlo o disattivare l'allievo. Disattivare l'allievo vuol dire fare in modo tale che lui non possa mettere commenti o rispondere a compiti. Allora, Aldo, salve, una domanda per lei. Classroom si integra con Meet per le videoconferenze, insegnando in una CPIA ed avendo una classe per il 90% composta da stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana, sarebbe proponibile anche per loro l'utilizzo di Classroom. Beh, io cosa faccio in genere quando inserisco un messaggio, un nuovo compito, faccio riferimento a che cosa? A un link su Meet, oppure all'interno del mio calendario fisso un appuntamento a tutti gli allievi e gli allievi riceveranno un'email mia con il link al Meet. Quindi faccio azioni diverse. Utilizzo il calendario per organizzare tutte le mie attività didattiche all'interno, in genere, quando ritengo opportuno, genero un link a un Google Meet e questo lo richiamo all'interno, per esempio, di un compito o di un'attività programmata. Buonasera, io non riesco purtroppo a cancellare i compiti corretti dal Drive e creare intasamento sull'archivio. Come faccio? Ok, ti rispondo andando a vedere poi se riusciamo all'interno del mio Drive, così ti faccio vedere come cancellarlo. Volevo solo chiederti pazienza perché abbiamo veramente poco tempo. Adesso passerò alle slide per essere più veloce. Quindi a questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito i nostri allievi, abbiamo inserito il nostro collega, abbiamo ancora la sezione voti, che ovviamente non è priva di informazioni, perché non abbiamo ancora generato nessun compito. A questo punto, vediamo come poter creare un compito. Per creare un compito, possiamo andare direttamente in lavori del corso e dal pulsante Crea abbiamo la possibilità di realizzare diverse tipologie di compito. Un compito normale in cui do una consegna, posso allegare dei file e i ragazzi devono rispondere a questa attività entro una data che io fisso. Oppure posso generare un compito con un quiz, cioè un compito basato su un Google Form, o ancora posso fare delle domande, allegare dei materiali o riutilizzare un post che avevo già precedentemente utilizzato da qualche altra parte, in un'altra classe o in tempo passato all'interno di questa classe. Quindi vediamo come creare un compito. Mi rifaccio nuovamente al collega che mi chiedeva alcune indicazioni riguardo al Meet. Volevo farti notare che qui in alto hai anche il Google Calendar, che è cosa diversa dal calendario che tu puoi vedere qui sulla sinistra. Questo,
ti rindirizza automaticamente al calendario e qua dentro tu potresti inserire, questo adesso è andato direttamente sul mio calendario personale, ma qua dentro tu potresti creare all'interno del tuo calendar, aggiungere le persone e aggiungendo le persone viene generato automaticamente il Meet che poi potrai condividere con mail automatica generata da calendar l'invito a Meet. Torniamo indietro. Perfetto, a questo punto creiamo il compito e la pagina del compito si presenta in questo modo. Quindi titolo, titolo compito, e qui abbiamo il testo del nostro compito. Cosa posso aggiungere? Posso aggiungere qualsiasi cosa, quindi un Google Drive, un file proveniente dal nostro Google Drive. Attenzione, il file non deve essere depositato all'interno della cartella Classroom. Io condivido un qualsiasi file all'interno del mio Google Drive, poi questo file verrà copiato all'interno della cartella Classroom. Quindi ciò che io andrò a mettere lì dentro è una copia di quel file. Sto condividendo quel file, quindi i ragazzi non andranno mai a editare il mio file originale. Quindi Google Drive aprirà un pannello di questo genere, okay, dove andrò a selezionare il documento. Oppure potrò allegare un link o ancora un file o un filmato di YouTube, così come avviene in qualsiasi applicazione della G Suite. A questo punto che cosa posso fare? Selezionare una classe, quindi questo compito io lo posso dare per esempio a tutte le mie terze o tutte le mie quarte, ok? Ovviamente le classi non sapranno che è stata assegnata anche ad un'altra classe. Posso specificare gli studenti. Posso stabilire il punteggio. 10. Posso stabilire una scadenza. Quindi domani alle ore decido 08 e 00. Scusate. Assegnare un argomento. In questo caso argomenti non ce ne sono, lo posso creare direttamente da qua. Ad esempio, l'argomento potrebbe essere uso di documenti. E a questo punto posso assegnare il compito. E un clic su assegna cosa farà? Scatenerà le mail che verranno dirette automaticamente a tutti gli allievi e all'interno della lista dei lavori vedrò il compito. Sullo specifico, allora, le azioni che posso fare all'interno dei lavori del corso sono sostanzialmente tre. Una, un clic su questa icona mi apre il dettaglio del compito, quindi la consegna. Visualizzare a quante persone ho assegnato il compito e quanti di questi hanno consegnato il compito. Posso visualizzare il compito facendo clic su questo link e mi rimanda a una pagina specifica dei lavori degli studenti, dove vedrò quanti di questi hanno consegnato il compito e una volta che hanno consegnato, il clic sul nome dell'allievo mi rimanda all'elaborato, dove io potrò fare i miei commenti, mettere un voto, voto che andrà poi ad essere inserito automaticamente qua dentro. Come torno alle mie classi, bene, automaticamente di qua posso andare a cliccare sul menu principale o sul nome del corso. Allora, si può creare una video lezione da Classroom direttamente, tu non crei video lezioni, cioè tu puoi fare, adesso non so cosa intendi, se tu vuoi creare, se c'è un'applicazione per creare video lezioni, mi stai chiedendo, oppure se puoi creare una registrazione video delle azioni che fai all'interno di un applicativo specifico. Per questo esistono programmi esterni che ti consentono di fare questa operazione. Però se tu utilizzi Google Meet ed utilizzi gli applicativi Google, a livello di G Suite si può abilitare a livello di amministrazione la registrazione del Meet. E quindi tutto ciò che vedi a monitor può essere registrato. I file aggiunti dal mio computer risultano editabili dagli allievi? Dipende,
Dipende che cosa tu passi ai tuoi allievi. Ora, tu puoi fare in modo tale che gli allievi possano editare in qualche modo un'immagine, ovvero possono scrivere sull'immagine o su una scannerizzazione, possono commentare un PDF. Oppure, se tu hai generato un documento, cosa molto più semplice, ad esempio con Word, perché usi Office, tu lo importi dentro il tuo Drive e puoi fare in modo tale che questo documento venga convertito automaticamente in un Google Documenti che può essere poi editato dagli allievi. Bene, poiché manca pochissimo, riprendo in mano le slide per farvi vedere il processo di correzione, perché se no non ce la facciamo. E quindi mi sposto sulle slide e ripercorro, ecco, questa sezione l'abbiamo vista. Perfetto, l'invio, lo stream ve ne ho parlato. La selezione delle classi, perfetto, lavori del corso. Quindi vi stavo dicendo, posso creare la lezione, i campi sono questi, non tutti sono obbligatori, ovviamente il titolo, le istruzioni e eventualmente i file sono obbligatori, ovviamente potete anche stabilire il fatto che un compito non abbia punteggio e quindi vi fate restituire solo il compito, potete stabilire i punti da assegnare al compito, quindi potrebbero essere in centesimi o in decimi. Qualcuno mi chiede, ciao, è possibile assegnare ad una classe un test realizzato con Google Moduli? Sì, te lo faccio vedere adesso. I file aggiunti dal mio computer risultano già ok. Poi, la mia scuola non ha G Suite. Allora, se la tua scuola non ha G Suite è un problemino, nel senso che, vabbè, quello che ti sto raccontando io adesso vale anche per la versione gratuita di Google. Quindi se ti trovi e non hai possibilità attualmente perché la G Suite, siete in fase di registrazione di una G Suite, potresti in teoria utilizzare anche la versione gratuita, la versione diciamo privata degli applicativi Google, però se hai a che fare con dei minorenni forse non è tanto opportuno. Siamo in una fase di emergenza, se c'è un'intesa fra scuola e magari genitori, si può superare anche questo piccolo problema. Andiamo avanti. Cosa posso fare? Quindi vi stavo dicendo, posso aggiungere file, posso creare direttamente un file facendo clic su Crea. Che cosa genera questa azione? Non fa altro che generare un documento vuoto di documenti, presentazioni, fogli, disegni o moduli. Quindi voi potete generare automaticamente un file che andrà ad essere depositato all'interno della cartella Classroom. Anche in questo caso, nel caso voi facciate questo tipo di azione, dovete ovviamente impostare questa parte sulla destra e nel caso in cui invece voi volete creare un compito con quiz, cosa fa Classroom? La selezione di questa voce vi permette di creare un compito come nella versione precedente, quindi come se aveste fatto clic su compito e automaticamente genera una form vuoto, form che deve essere sistemato, secondo quelle specifiche che ho dettagliato nel precedente webinar. Quindi, che cosa succede? Un clic sul form vi rimanderà e vi aprirà la pagina di Google Form. Cosa importante, ricordate, importazione dei voti. È importante perché per non avere risposte anonime. Andiamo avanti, si aprirà quindi la pagina di Google Form e dovrete a questo punto, seguendo le specifiche, vi ho linkato direttamente il PDF che fa riferimento al mio precedente webinar sulla gestione dei Google Form. Qui dovrete andare a fare quelle azioni che sono banalmente modifica della grafica e impostazioni delle domande. Quando avrete fatto tutto ciò, vi ritroverete con il vostro form dove all'interno avrete inserito le vostre
domande, il punteggio e eventuali suggerimenti nel caso in cui l'allievo compie degli errori. E a questo punto, che cosa fate? Concludete la compilazione e poi fate un clic su Assegna. Cosa capiterà? Pagina del docente, nello stream del docente, la home page, comparirà la notifica qui in basso che il professor Maffucci ha pubblicato un nuovo compito. Nella pagina dei lavori del corso verrà visualizzata invece la lista dei lavori assegnati, quindi il compito che abbiamo appena assegnato. Cosa riceve l'allievo? L'allievo riceve un'email in cui gli viene notificato il fatto che il professore ha dato un nuovo compito. Il clic all'interno di questa mail, sul clic su Apri, lo indirizzerà all'interno dello stream, del suo stream, e qui potrà vedere il compito. Un clic. Aprirà il compito e selezionando il form che c'è qui in alto, verrà reindirizzato automaticamente sul Google Form che abbiamo creato precedentemente con la lista dei punti. Alla fine del compito, l'allievo conclude l'attività. E a questo punto che cosa succederà a livello di amministrazione da parte del docente? Nella pagina Lavori del corso verrà visualizzato il numero dei compiti consegnati e quelli che ancora non hanno consegnato il compito, quindi abbiamo un consegnato e un assegnato. Ora, a livello di Google Form, io posso limitare la risposta ad una sola, selezionandola nell'impostazione del Google Form. In alto a destra, dove c'è il simbolo dell'ingranaggio, posso stabilire che a questo form possono rispondere solamente gli utenti che fanno parte del dominio, in questo caso maffucci.it, nel vostro caso quello della vostra scuola, oppure potete disabilitare questa funzione e quindi anche altri utenti che entrano con email diverse da quelle ufficiali possono inviare una risposta. E poi posso limitare la risposta ad una sola risposta. Che cosa capiterà? Il docente riceverà la notifica di tutte le consegne e facendo clic sul form, che cosa capiterà? Andrò all'interno del Google Form, quindi lato docente, e per vedere tutte le risposte sarà sufficiente fare clic sull'icona che compare qui in basso. Okay. Questo mi permetterà di aprire in editing il mio form, andrò ad analizzare la sezione risposte e qui in basso potrò avere il dettaglio sulla media, la mediana, l'intervallo dei punti, esportare i risultati in un foglio Excel, comunque fare tutte quelle azioni che vi ho già dettagliato nel precedente webinar. A questo punto, che cosa posso fare? Una volta che ho corretto tutto, posso restituire il compito con i voti, okay? E l'allievo riceverà un'email, okay? Che gli notificherà il voto. A questo punto, che cosa succede? L'allievo che vuole capire dove ha sbagliato, o se il professore gli ha lasciato qualche informazione in più per lo studio, fa un clic su Apri e rientrerà all'interno del compito, vedrà qui in alto a destra il punteggio, un clic di nuovo sull'icona del Google Form. E sarà reindirizzato all'interno del Google Form con le risposte, quindi totale punti e domande con l'indicazione di tutte le domande sbagliate. Ed eventualmente, come vi avevo già mostrato, per ogni domanda sbagliata si può inserire anche un suggerimento per spiegare allo studente, un suggerimento testuale, un video, un link di approfondimento per spiegare all'allievo perché, come approfondire l'argomento. A questo punto, all'interno della pagina Voti del mio Classroom, ho
ho la lista, ho il mio registro. Quindi su questo compito ho i voti che i miei allievi hanno, con la media dei voti che hanno ottenuto. Cosa posso fare? Nel caso in cui invece io abbia la necessità, vi ho fatto vedere il Google Form, ma se allegassi al mio compito un'immagine oppure un documento, un Google Documenti, ok? Come possiamo duplicare il documento che io creo per ogni allievo? Allora, le azioni sono le medesime, aggiungo tutti i link che mi servono, quindi immagini, link a siti, e poi posso generare un documento direttamente dalla domanda, in questo caso facendo clic su Documenti. Oppure banalmente posso allegare un documento già creato all'interno del mio Google Drive. L'azione, il risultato è il medesimo. Cosa succederà? Si aprirà la pagina del vostro Google Documenti dove andrete ad inserire il testo. In questo caso è la struttura di una relazione che ho assegnato. Questo non fa altro che creare una sorta di template, un format che poi andrò a consegnare a tutti i miei allievi. Bisogna però, per creare la copia, selezionare, una volta che avete realizzato il documento, crea una copia per ogni studente. A questo punto non dovrete fare altro che assegnare il compito e cosa succederà? Lo studente riceverà notifica ovviamente sul suo stream di Google Classroom e notifica all'interno della sua Gmail. Quindi questa è la notifica all'interno della Gmail e a questo punto un clic permetterà di aprire la mail. Facendo di nuovo clic su apri, l'allievo sarà rindirizzato sulla pagina del compito. Selezionando il documento, succederà che l'allievo potrà iniziare ad editare il documento. Non dovrà fare nessun salvataggio, il salvataggio è istantaneo. E a questo punto l'unica azione che dovrà fare è consegna. Ok? Ovviamente verrà notificato all'allievo mediante questa finestra che verrà inviato al docente il documento modificato. A questo punto l'allievo cosa può fare se abbiamo abilitato questa funzione? L'allievo può ritirare il compito e rifarlo. Ok? Questa è una concessione che può fare il docente. Il docente visualizza lo stato della consegna dei compiti, quindi sempre all'interno del lavoro del corso si ha la possibilità di visualizzare chi ha consegnato. Un visualizza compito, un clic sul pulsante che trovate qui in basso a sinistra, rindirizza sulla pagina dei lavori e qui possiamo visualizzare quali degli allievi ha consegnato. Quindi il testo consegnati in verde mi indica il fatto che l'allievo ha concluso il lavoro. Selezionando il Giuseppe, in questo caso, andrò direttamente all'interno del Google Documenti, però in questo caso avrò qui sulla destra una serie di informazioni. Potrò assegnare direttamente un voto o potrò aggiungere dei commenti generali all'intero compito. L'aggiunta di un commento scatena, come vi avevo già detto, un'email che viene rindirizzata all'allievo. A questo punto posso aggiungere anche commenti al testo o commenti alle immagini. Quindi selezionando una porzione di testo all'interno di questa relazione, facendo clic su questa iconcina che compare sulla destra del mio documento, questo compare all'interno anche del vostro Google Documenti normale, voi potete commentare porzioni di testo. In questo caso potete selezionare porzioni diverse e fare commenti diversi. Quindi dovevi indicare una certa cosa, ricordati di inserire un certo valore, eccetera, eccetera. Cosa succede nel momento in cui io inserisco un commento al testo? Viene inviato un'email all'allievo, viene notificato sul Classroom e, come vi dicevo, posso mettere commenti generali al documento.
posso restituire il compito con voto e a questo punto che cosa succederà? Vuoi restituire il compito? Si ha un avvertimento, confermo la restituzione e a questo punto che cosa succederà? Che l'allievo riceverà all'interno dello stream del proprio classroom il nuovo commento rilasciato dal docente. Se l'allievo vuole rispondere a un commento inserito all'interno di un compito, non farà altro che fare un clic su questo pulsante e direttamente il docente potrà continuare la conversazione fino a quando vorrà. In questo caso ha restituito il compito, l'allievo può riselezionare il compito e rispondere al docente all'interno del compito. Fino a quando vorrà il docente, perché potremmo anche decidere di fare clic su risolvi per eliminare, per nascondere tutti i commenti e concludere la conversazione. Tenete in conto che lo storico di tutti i commenti che noi abbiamo fatto su un compito vengono memorizzati all'interno della lista dello storico dei commenti che troviamo qui in alto a destra. Che cosa può succedere? Potrebbe essere necessario, per esempio, ritornare su vecchi commenti e riaprire un commento oppure linkare una serie di commenti. All'interno di questo sistema abbiamo anche la possibilità di creare un nostro storico di commenti oppure un nostro database di commenti. Capita molto spesso durante una correzione che noi rispondiamo allo stesso modo, no? Ad un certo tipo di, per esempio, errore. E quindi potrebbe essere il caso. Potrebbe essere utile avere uno storico di risposta, un modo unico di rispondere. Qui abbiamo un'icona specifica che consente di aggiungere una lista di commenti. Vedo subito un attimo. Allora, si possono limitare accessi multipli di uno stesso account. Gli studenti si scambiano i codici di accesso e compilano il compito di un altro allievo, cosa possibilissima. Ok, sì, si può succedere, cioè nel senso, più che il codice di accesso, uno potrebbe dire io dall'altra parte non so chi c'è, cioè potrebbe esserci l'allievo o qualcun altro che usa le credenziali dell'allievo. Questo è un problema che su non succede solo con le Google App, ma con qualsiasi applicazione. Tenete anche in conto che alcune attività io le faccio quando era possibile direttamente in classe, quindi il compito lo fanno direttamente in mia presenza. Nel caso in cui i ragazzi svolgono un'attività a casa, come in questo caso, potrebbe, per esempio, io la svolgo mentre è un Meet aperto, quindi loro mi stanno ascoltando, stanno rispondendo. Dall'altra parte devo sentire la loro voce. Okay. Tieni in conto che io utilizzo questo strumento per valutare le competenze acquisite, okay? E quindi molto spesso mi serve come strumento in più rispetto a una valutazione che faccio in modo diverso. Certo è che potrebbe capitare, ok? Professore, l'argomento MIT è già stato trattato? Sì, l'argomento MIT è stato trattato in una mia precedente, nella prima lezione, se non sbaglio. Posso anche mandare materiali da visionare a studenti per una prossima verifica? Assolutamente sì, te lo mostro immediatamente. Allora mi sposto, mi dispiace che sono andato velocissimo e non riesco a approfondire tantissimo, però se vuoi mandare materiali puoi fare in questo modo. Allora, lavori del corso, crea materiale, ok? E il materiale generico, quello che ti piace. Io molto spesso, per esempio, utilizzo questo. Adesso sto seguendo una serie di webinar fatti da Siemens perché mi sto formando, ma che poi la cui registrazione poi mando anche ai miei allievi. Banalmente, qui dentro inserisco il link alla registrazione video oppure a una risorsa, a un documento, a una scannerizzazione che ho fatto, a un file. Quindi sì, puoi farlo.
In questo caso nota però che non hai una scadenza, crei solo il materiale. Beh, ovviamente è buona norma categorizzare bene questa sezione dei materiali, quindi creare più sezioni in modo tale che gli allievi possano ritrovare subito tutti i contenuti che hai creato. Allora, dove si conservano tutti i lavori dei ragazzi? Giustamente, cartella del corso. Guarda qui in alto, cartella drive del corso. Un clic ti rimanda all'interno. Adesso c'è pochissima, non c'è nulla sostanzialmente perché è un corso vuoto, ma apre una cartella specifica. Vedi il mio drive Classroom Starter Kit. Se tu fai clic su Classroom, sali di livello e vedi le altre classi. Quindi qui abbiamo corso, sono corsi di esempio che ho creato. Corso Google App, un doppio clic e all'interno che cosa vedrai? Vedrai tutte le attività fatte, quindi le relazioni consegnate, i form che ho condiviso, okay? E sono pagine che vedo io. Okay? Poi, se lo ritiene utile, possiamo fare una seconda lezione? Mi piacerebbe. Allora, ti spiego. Allora, che cosa succederà nel prossimo futuro? Allora, come avete visto, Tecnica ha organizzato una serie di webinar gratuiti sulle applicazioni più, dal mio punto di vista, importanti per gestire questa situazione di emergenza. Ovviamente ci saranno altri corsi di Tecnica, soprattutto uno ad aprile, dedicato esclusivamente a tutti questi sistemi, quindi sia le Google App, ma anche altri sistemi che ci consentono di gestire le nostre classi online, di cercare di superare questa situazione di emergenza e usare gli applicativi, è meglio dirla in questo modo. E quindi, se siete interessati, ad aprile ci sarà un corso in cui si parlerà esclusivamente di didattica a distanza, ma non solo con le Google App, anche con le Google App. Quindi vedremo dei tool che possono essere usati ad ogni livello, quindi dalla primaria alla scuola superiore. Okay? Spero di aver risposto, Graziano. Allora, ovviamente con le parti che mancano. Allora, tieni conto che nelle slide che io ti consegnerò, vedrai tutto il flusso per creare la classe e per correggere i compiti, siano essi dei Google Form o dei documenti. Ok? Tieni conto che questa operazione la puoi fare con immagini e PDF. Ok? Quindi quello che ti ho mostrato lo puoi fare anche con altre tipologie di file. Sono previste ripetizioni precedenti, ovvero iniziali di questo webinar. Questa è stata la mia prima volta, grazie. Clotilde, non credo, non lo so, ma possiamo rivolgere la domanda alla redazione di tecnica della scuola e vediamo come poter rispondere. Grazie a tutti voi, sono andato oltre. Mi scuso solo per la velocità con cui ho dovuto spiegare queste cose, ma Google Form in genere è un applicativo, scusate, Google Classroom è un applicativo piuttosto, diciamo, non complesso, ma richiede molto più tempo. Spero di ritrovarvi al prossimo corso, grazie. Ricordatevi, se avete necessità, scrivetemi quando volete. Tendenzialmente ci metto un po' di tempo a rispondere perché già solo non ho ancora concluso la risposta a tutte le domande che sono arrivate per il precedente webinar. Sono svariate decine di domande, quindi mi ci vuole un pochino di tempo. Okay? Vi ringrazio, buona serata a tutti.